Ecco, parliamo oggi del libro di Luigi Zoia, Il gesto di Ettore, preistoria, storia, attualità e scomparsa, del padre, presentato, qui al, Salotto. Si tratta, di un libro denso e articolato, alla ricerca del padre perduto. Questo potrebbe essere individuato come, filo conduttore del denso e articolato libro di Zoia. Una sorta di Bildungsroman dell'imago del padre in Occidente, un racconto antropologico e psicologico di formazione, dove però qualcosa si sforma e si riforma nel tempo, l'idea di padre appunto, fino a toccare oggi il punto più basso della sua crisi. Una crisi irreversibile, perché non si può più tornare indietro e non c'è nostalgia di patriarcato che tenga. Anzi, è proprio il patriarcato occidentale che, dopo aver portato la figura del padre alla sua più alta consacrazione, in particolare nella cultura greco-romana, ha preparato la sua lenta discesa, favorito dalla cultura cristiana, paradossalmente, dall'industrializzazione e dai movimenti sismici intorno all'istituzione familiare negli ultimi decenni. Il padre, ci racconta Zoia in chiave etologico-antropologica, non è un'entità naturale, biologica, animale. È un'entità costruita culturalmente, dunque anche scelta, voluta. Non esiste qualcosa come una paternità nel mondo animale, neanche quello dei primati più vicini a noi, dove il maschio si presenta come il fecondatore della femmina e non come colui che coopera con lei all'accudimento dei figli. Dal punto di vista semplicemente biologico, la capacità di inseminazione del maschio è molto superiore a quella di procreazione della femmina, per cui il maschio comunque tende a fecondare più femmine e ad abbandonare quella appena ingravidata. In tal senso il figlio appare biologicamente indifferente al generatore maschio, lontano dalla sua cura e dal suo corpo. Nell'uomo si verifica un salto, che poi è il salto dalla dimensione bioetologica a quella antropologico-culturale. Se nel mondo animale il maschio ha senso solo come fecondatore, come maschio che getta il seme e non ha un valore individuale di per sé, ma solo di gruppo, al di sopra di qualunque cura parentale, il padre umano è il cacciatore che dopo la caccia ritorna dalla stessa femmina e dagli stessi figli per nutrirli. Tra gli animali, gli uccelli questo comunque lo fanno. E in più si ferma e intrattiene presso di loro, al di là dello stesso nutrimento. Il problema è che da una parte il padre è una costruzione culturale legata a una necessità biologica, quella di non disperdere il seme e di salvaguardare la specie con la cura dei figli. Dall'altra, il padre vede convivere in sé, fin dalla preistoria, due anime: quella biologica di maschio fecondatore e semplicemente generatore, il genitore fecondante e dunque potenzialmente poligamico, e quello dell'amore, quella dell'amore, della cura e della responsabilità, che favoriscono l'apparizione e la conservazione della famiglia. Tutto sarebbe tranquillo sul piano della crescita culturale, della paternità umana, se le due anime si armonizzassero e addirittura quella del padre che si prende cura prevalesse sul fecondatore maschio. In realtà il cammino della civiltà ha dimostrato che al di sotto delle stratificazioni storico-culturali della storia del padre, l'elemento biologico, animale, maschile, fecondatore non è mai stato cancellato e può ritornare. Il patriarcato è nato anche per gestire, oltre all'inferiorità biologica del maschio rispetto al potere procreativo della femmina, l'elemento centrifugo, dissipatore, poligamico del maschio fecondatore. Finché però il patriarcato è stato puntellato dall'etica del paterfamilias, il regime greco-romano e secoli più avanti, questo controllo del generatore naturale da parte del padre culturale ha retto. Quando l'evoluzione della cultura cristiana prima, dell'industrializzazione poi e della crisi dei valori tradizionali nella modernità hanno picconato e destrutturato la stessa famiglia, la figura del padre è stata snaturata, indebolita e questo ha comportato da una parte una reazione depressiva e dall'altra una aggressiva. La prima, la reazione depressiva, è oggi sotto gli occhi di tutti nella svalutazione, autosvalutazione del ruolo paterno in famiglia, con figli che sfuggono al controllo dell'autoritas paterna e ne subiscono le conseguenze, preferendo la cultura del branco orizzontale, della banda, a quella verticale del rapporto col padre. La seconda, la reazione aggressiva, lo
La reazione aggressiva alla crisi moderna del padre si manifesta da una parte nel ritorno ad una struttura caratteriale biologica, ossia l'affrancamento del generatore fecondante del maschio poligamo, con la relativa rappresentazione della donna come oggetto di piacere o di stupro, e dall'altra con l'ipostatizzazione del padre in grande padre, ossia colui che nelle nostalgie religiose si identificava in Dio e in quelle politiche del Signore assolto, nel Signore assoluto, nel padre della patria o nel dittatore. L'indebolimento e il declino della figura paterna, con le sue funzioni archetipiche di auctoritas da una parte e di responsabilità cura dall'altra, ha favorito, secondo Zoya, il proliferare di una generazione orfana, che anch'essa o si deprime alla ricerca di surrogati autolesionisti del padre, come la droga e l'alcol, o si esalta nell'aggressività orizzontale della banda, ossia di un gruppo senza padri a cui appartenere e a cui giurare fu una fedeltà massonica. È ovvio che qui depressione dei figli e loro aggressività sono le due facce di una stessa medaglia maniacale depressiva. Che cosa fare allora per uscire da questa decadenza irreversibile del padre? Possiamo noi tornare all'esempio dei grandi padri greco-romani del mito e della rappresentazione letteraria, come Ettore, Ulisse o Enea? Questi erano combattuti tra un ruolo di padre guerriero e uno di padre di famiglia, e solitamente vinceva il primo. È vero che oggi non potrebbe essere più così, che un Ettore si toglierebbe la corazza per abbracciare per l'ultima volta il figlio che lo guarda ripartire tra le fiamme di Troia. Ma questo è oggi veramente un guadagno per la figura del padre. Oggi i figli di quei padri che si battevano contro la corazza dei loro padri, sembrano chiedere il contrario, pur non ammettendolo, che cioè il padre, oltre a tenerti tra le braccia con una dolcezza materna, dove peraltro i ruoli si confondono, diventi per loro un modello, se non di cacciatore o guerriero, di vita, di impegno, di progetto, qualsiasi esso sia. Oggi il padre, che si accontenta di un rapporto simbiotico con il figlio, incorrerebbe in un errore ancora più imperdonabile di quello di una madre rimasta a fare le veci del padre che non c'è. E così Zoya ci dipinge a pennellate rapide e dense una società moderna di figli Telemaco, che attendono loro malgrado che l'archetipo di un padre qualunque torni a incarnarsi davanti a loro. È un'attesa, una ricerca, anche se talvolta la crescente indifferenza dei figli verso i padri non lo lascia intendere. Se il padre è quasi morto, non è morto, ci fa capire Zoya, l'archetipo della paternità, un archetipo che la cultura umana ha generato e poi distrutto, ma che per certi versi continua a vibrare sismicamente nella nostra cultura post-paterna, post-patriarcale. Luigi Zoya ci ha raccontato come l'archetipo paterno è nato, come si è evoluto e incarnato storicamente, come si è indebolito, fino a venire quasi tradito e rimosso. Ma alla fine del libro, che sembrerebbe terminare con la funebre constatazione di una situazione di estrema unzione o di onore ai caduti, Zoya ci invita a comprendere come la consapevolezza dell'archetipo, che non può morire, passi attraverso la memoria storica. Sapere che cosa il padre è stato fin dalla preistoria, per la nostra cultura, ci può aiutare questa società di figli orfani e di fratelli alleati contro il nulla, a incamminare sulla strada di qualcuno che comunque ha lasciato le sue tracce, ancora permanenti dentro di noi. Finché ci sarà un figlio, vi sarà una imago paterna, come Stephen Dedalus, nell'Ulisse di Joyce, sulle tracce di Bloom. Non si tratta dunque di fare i funerali al vecchio padre decaduto e mortificato, ma di comprendere come quell'archetipo si è trasformato in noi e forse in quali figure di supplenza si è mimetizzato, proseguendo il suo lungo e metamorfico cammino. Nel guardare un abbraccio tra figlio e padre, come rappresentato tutt'oggi in mille forme, in mille fotografie, comprese quelle patinate e ideologicamente orientate della pubblicità, si comprende che forse siamo di fronte a qualcosa, la paternità, che noi certo abbiamo creato un giorno, affrancandoci dal biologico, ma che continua, anche attraverso le sue versioni snaturate, a trascenderci. Arrivederci.